tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Detenuta ferisce una poliziotta nel carcere di Pesaro, la denuncia del sindacato di polizia. Fondi Marche, condannati tre ex consiglieri per le spese facili in regione. Protocollo d'intesa sulla sanità. Martedì sarà il giorno della firma in regione, ma non senza proteste di consiglieri e cittadini. Incidente fra auto e furgone a Mondolfo. Non ci sono ambulanze disponibili, i soccorsi arrivano da Pesaro. Terminati i lavori agli scolmatori di Sassonia, da domani riaprono via del Bersaglio e viale Ruggeri. Colli al Metauro, approvato dal Consiglio il nuovo piano casa, possibilità di ampliare del 20% case e immobili commerciali. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Ancora alta la tensione nel carcere di Pesaro, dove questa mattina una poliziotta penitenziaria è stata aggredita prima verbalmente, poi fisicamente da una detenuta non nuova, episodi turbativi dell'ordine e della sicurezza. Lo riferisce Nicandro Silvestri, segretario regionale del SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria. Ancora violenza, osserva. Oggi è successo che una detenuta che stava scontando la sanzione disciplinare del divieto d'incontro con altre ristrette inflitta per i continui atteggiamenti aggressivi e turbativi si è scagliata contro un agente di servizio. La detenuta avrebbe voluto avvicinare le altre donne, cosa non consentita, e nello sbattere il cancello della sezione detentiva ha causato lo schiacciamento del dito della poliziotta. Ormai, aggiunge Silvestri, non abbiamo più parole per descrivere le criticità del carcere di Pesaro. Ogni giorno, conclude il segretario, succede qualcosa ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre. Ancora cronaca, un incidente si è verificato questa mattina nel comune di Mondolfo, in viale Vittorio Veneto. Nello scontro sono rimasti coinvolti una Polo condotta da un pensionato del posto e un furgone Renault guidato da un volontario di una cooperativa che ha riportato lievi escoriazioni. Nell'auto invece si trovava anche una passeggera, una sessantenne, che è rimasta lievemente ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Mondolfo, mentre i soccorsi sono arrivati da Pesaro perché non c'erano altre ambulanze disponibili. E continuiamo a parlare di sanità e di ospedali, perché martedì prossimo il sindaco di Fano Massimo Seri si recherà in regione per firmare il protocollo d'intesa. Il documento al quale è stata aggiunta la chirurgia H24 definirà le sorti del Santa Croce dopo la costruzione eventualmente del nuovo ospedale unico a Muraglia. Le future prestazioni del Santa Croce, la clinica privata a Chiaruccia e fondi per la viabilità. Sono questi alcuni punti indicati nel protocollo d'intesa tra Regione Marche e Comune di Fano, che verrà firmato martedì prossimo ad Ancona. Nonostante le critiche dei consiglieri d'opposizione e il parere contrario di qualche cittadino, il sindaco va avanti, dritto per la sua strada, sicuro che questa sia la scelta migliore per la sanità locale. Sindaco, quali sono i punti forti e i punti deboli di questo accordo? Ma io in questo protocollo vedo solo punti forti ed è forse proprio questo che dà fastidio. Il problema vero è che c'è tanta confusione e alla gente si raccontano tante storie e non si rimane fermi sui concetti. Allora, gli elementi quali sono? Primo, la Regione, a prescindere da quello che possiamo pensare, ha deciso di realizzare una nuova struttura convenzionata. Bene, vogliamo che questa struttura si faccia a Pesaro, o a Mondolfo, o in un'altra città, o lo vogliamo fare a Fano? Io sono per farla a Fano, ed è un servizio, sono opportunità economiche, sono cose che arrivano nella nostra città. Quindi quell'accordo prevede questo, che ci toglie dalla competizione con altri comuni. Secondo, Santa Croce, fino a prova contraria, gli accordi stipulati nel 2012, quando Massimo Seri non era sindaco di Fano, definivano che una volta realizzata la nuova struttura ospedaliera, Santa Croce veniva chiuso. Queste sono le cose scritte nero su bianco. Con questo protocollo
Massimo Seri, sindaco, con la sua amministrazione, ha ribaltato questo concetto, e cioè che il Santa Croce rimane ospedale aperto a Fano. La terza questione, ha proseguito il sindaco, riguarda le risorse senza precedenti. Per la prima volta nella storia della regione si dà un contributo di 20 milioni per migliorare la viabilità. 90 nuovi posti, di cui 50 di RSA per la città di Fano. Scusate se poco. L'altro elemento che da tutto il mondo giustamente si è sempre richiesto, chirurgia H24, perché se c'è un'emergenza notturna si deve andare all'ospedale di Pesaro. Anche oggi è così. Bene, con questo protocollo, oltre a scrivere nero su bianco la presenza di reparti, c'è anche nero su bianco la presenza di chirurgia e medicina d'emergenza H24. Che cosa risponde per concludere a chi sostiene che le firmerà così la fine del Santa Croce o chi ha contestato la legittimità della firma di un documento che non è stato discusso in Consiglio Comunale? Due inesattezze. Io seguo un'indicazione del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale ha votato un ordine del giorno, un documento, una mozione a larga maggioranza e io il giorno dopo ho inviato una lettera con quei contenuti dove chiedevo di attuare quei contenuti attraverso un protocollo. Per chi dice la firma del Santa Croce, anche questo, io ripeto, fa male, perché chi mi contesta sono proprio quelli che hanno siglato l'accordo della fine del Santa Croce. La fine del Santa Croce è stata assegnata nel 2012, delibera di giunta regionale 2012, con l'individuazione del nuovo ospedale a Fosso Seiore con la chiusura del Santa Croce e San Salvatore. Bene, con questo protocollo intanto il Santa Croce rimane aperto, qui si fa sempre riferimento all'eventualità del nuovo ospedale. Quando ci sarà il nuovo ospedale di Muraglia, il Santa Croce rimarrà aperto e rimarrà ospedale. E proprio sul futuro della sanità e su questo protocollo noi questa mattina abbiamo sentito il parere dei fanesi. Cosa ne pensate del futuro della sanità fanese? Speriamo che non lo tolgano questo ospedale qua, speriamo di no, perché qua si stanno vendendo pure l'anima. Non siamo contenti come va la cosa, però speriamo che resiste così. Ma sapete che settimana prossima il sindaco firmerà l'accordo per trasferire insomma una parte dell'ospedale in zona Chiaruccia? E allora la mia parola, si stanno vendendo pure l'anima. Noi siamo contenti se rimane come sta. Ah, io ho 83 anni, spero che continui così. Il mio punto è, non è favorevole a uno spostamento? Uno spostamento dell'ospedale, se fosse veramente l'ospedale grande tra Fano e Pesaro sarei molto contento. Ah, quindi favorevole? Sono favorevole, ma però ho detto che sia completo qui, a pochi chilometri tra Fano e Pesaro. Io sono un ex ospedaliero e sono per l'ospedale. O che faccio un ospedale unico oppure faccio un ospedale di Fano, ma non sono sicuramente per la casa di cura, ma non perché ce l'ho con i miei colleghi, perché ritengo che l'ospedale sia il massimo e la regione deve tenere i professionisti seri, i quali confermano la professionalità dell'ospedale. Quindi è contrario insomma all'ospedale privato in zona Chiaruccia? Contrario, devono potenziare gli ospedali pubblici e tenersi le professionalità, questo è il punto. Per esempio io per fare una risonanza, e se la facevo a pagamento 250 euro a Pesaro la facevo subito, se mi dovevo fare col ticket convenzionata devo fare fra 6 mesi, lo sono andato a fare convenzionata a Cotignola, ho speso 50 euro, questo secondo me lascia perplessi. Un ospedale pubblico, privato? Io spero sempre che rimanga pubblico personalmente. Ma il Santa Croce, quindi qui a Fano? Speriamo che tenga botta e che ci rimanga. O magari anche al limite tra Fano e Pesaro, al Muraglia. L'idea che... Per me andrebbe benissimo questo qui a Fano così come messo. Poi dopo sono scelte, certo, fuori di discussione. E poi dobbiamo discutere con Pesaro. Bisogna aumentarlo perché giustamente qui c'è da fare molto. E quindi i fanesi proprio tranquillamente hanno bisogno di qualcosa di vicino, ma di tutto di più. Quindi... Se fanno le cose per bene siamo solo felici. Quindi voi vorreste comunque potenziamento del Santa Croce? Sì, sì. Fano? Sì, certo. Sì, sì. No, niente spostamenti. Vogliamo qui che abbiamo bisogno tutti di questa cosa. Quindi l'ospedale... Le terapie là. Mi sono trovata benissimo. Sì, sì. Io invece
Sono andata al pronto soccorso ed è stata una cosa splendida di volontari, di dottori e di cose. Sono andata mezza morta e mi hanno salvato la vita. Quindi non sarei arrivata fuori. E prime condanne ad Ancona per l'accusa di peculato in relazione alle cosiddette spese facili in Consiglio regionale delle Marche tra il 2008 e il 2012. Il Tribunale ha ritenuto responsabili gli ex consiglieri Enzo Marangoni, Franco Capponi e Ottavio Brini, infliggendo loro condanne a 2 anni e 2 mesi di reclusione, pena sospesa, e i sequestri per le somme contestate. La sentenza è arrivata dopo una lunga serie di assoluzioni e proscioglimenti riguardanti oltre 60 imputati, tra cui l'ex presidente della giunta Gian Mario Spacca. Il loro termine era stato annunciato entro l'estate e i tempi sono stati rispettati. Domani, venerdì 1 giugno, riapriranno al traffico via del Bersaglio e via Le Ruggeri. Infatti l'assessorato ai lavori pubblici e alla mobilità del comune di Fano comunica che sono terminati i lavori agli scommatori da parte di AZ Spa. In particolare l'azienda ha costruito 2 vasche di accumulo con all'interno un sistema di pompaggio per lo scolmatore fognario, il tutto per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. L'intervento nel suo genere rappresenta un'opera unica in tutte le Marche. Questo lavoro, sottolinea l'assessore Fanesi, insieme a quello delle nuove scogliere, renderà la spiaggia libera di Sassonia più bella dal punto di vista visivo e più sicura dal punto di vista ambientale. Inoltre, nelle prossime settimane, Enel provvederà anche all'allaccio dei pannelli elettrici installati sempre da AZ. Cambiamo argomento. I consiglieri del Movimento 5 Stelle di Fano hanno presentato un'interpellanza sullo sviluppo della frazione di Carignano. I pentastellati chiedono a sindaco e giunta informazioni sulla situazione delle terme, sulle condizioni strutturali e di agibilità che non permettono all'ex scuola di Carignano di essere utilizzata dalla popolazione per qualsiasi tipo di attività ricreativa o associativa, e chiedono se ci siano progetti per lo sviluppo di questa frazione, visto che per i consiglieri gli interventi di cura e di decoro sono praticamente assenti. A Colli al Metauro invece il Consiglio Comunale, qui abbiamo una bella notizia, ha approvato il nuovo piano casa unitario per le 3 comunità di Serrungarina, Montemaggiore e Saltara. Si sono uniformate così le regole per fruire della legge regionale che consentirà ai privati di ampliare del 20% gli immobili commerciali, direzionali, artigianali, industriali e di civile abitazione. Con questo nuovo piano si uniformeranno anche le norme legate al pagamento di oneri di urbanizzazione, dei parcheggi, dei diritti di segreteria per le fideiussioni, per l'ottenimento di permessi di ampliamento e per gli atti certificati. Restano invariati quelli di Montemaggiore al Metauro e di Serrungarina perché già bassi, e vengono ridotti quelli di Saltara perché più alti. Ed ora ritorniamo a parlare del premio fedeltà consegnato dalla Camera di Commercio, perché tra i fanesi che si sono particolarmente distinti per aver contribuito allo sviluppo economico della provincia c'è anche l'azienda Cicli Eusebi, che noi oggi abbiamo incontrato. Domenica 20 maggio la ditta Cicli Eusebi di Fano in Viale Gramsci ha vinto uno dei 5 premi speciali all'interno della prestigiosa iniziativa Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico, curata dalla Camera di Commercio di Pesaro Urbino. L'intento del progetto è quello di premiare i lavoratori e le lavoratrici benemeriti per lunga e fedele anzianità di servizio e gli imprenditori e le imprenditrici che si sono distinti per aver contribuito allo sviluppo economico. Nella nostra provincia sono stati 68, di cui 11 fanesi, gli imprenditori e lavoratori ricompensati. I premi erano suddivisi in categorie di appartenenza, una delle quali è stata appunto quella dei premi speciali. La ditta Cicli Eusebi è stata premiata con una targa dorata che è stata consegnata dal presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi, alla presenza delle massime autorità locali e regionali. Allora, io volevo ringraziare il presidente Drudi della Camera di Commercio di Pesaro, che ha organizzato una bellissima manifestazione. C'erano presenti tutte le massime cariche provinciali, comunali e anche regionali, quindi è stata una cosa veramente molto bella, non me l'aspettavo. E inoltre noi ci hanno premiato tra i premi speciali, che eravamo credo in 5, quindi è stato ancora più bello. Ringrazio veramente di cuore tutti. Vorrei ringraziare anche tutti i nostri dipendenti, sia quelli collaboratori interni che quelli esterni. E siccome siamo un'azienda artigianale che punta sulla qualità,
senza di loro, senza gente qualificata, non si potrebbe avere questa qualità. Quindi ringrazio i nostri collaboratori, sono tutte persone molto brave e molto valide. Grande soddisfazione dunque per l'intera azienda familiare, fondata nel 1934 da Ennio Eusebi e cresciuta con i figli Alessandro e Roberto e con i nipoti Giuseppe e Michele, che da sempre si dedicano interamente al lavoro, anche a discapito del tempo libero, per offrire qualità, serietà e assistenza post vendita. Il riconoscimento della famiglia Eusebi va agli artigiani, ai tecnici e ai clienti, che hanno contribuito a far sviluppare l'azienda fino a ottenere questo importante risultato. In questi anni ci siamo sempre avvalsi di personale di primo ordine, quindi alla base di tutto ciò c'è stato sempre la voglia di lavorare, il sacrificio e l'avvalersi di personale molto qualificato. Quindi questo qui va ad avvalorare la tesi del lavoro di qualità del nostro prodotto artigianale con la effettuato ed eseguito con la massima cura. Ringraziamo quindi tutta la clientela che in questi anni ci ha dato la possibilità di migliorarci e di evolverci fino ad arrivare a questo punto. E alla scuola secondaria Gandiglio di Fano oggi si è svolta la festa della creatività e della biblioteca scolastica, finalizzata a valorizzare lo spirito artistico degli alunni. Duplice festa oggi pomeriggio nella scuola secondaria Gandiglio a Fano. È stata infatti arricchita e ampliata la biblioteca scolastica grazie al progetto Crescere con le parole giuste, promosso dalla Mediateca Montanari e dal Comune di Fano. E in più è stata istituita la giornata della creatività per valorizzare lo spirito artistico degli studenti. Quest'anno è la seconda edizione e il tema è stato l'arte rifiutata. Le classi seconde hanno realizzato dei lavori con materiali di recupero, prendendo spunto anche da opere celebri che sono state rivisitate, come la Gioconda di Leonardo da Vinci che indossa una maschera di carnevale o la Venere di Botticelli mentre ascolta la musica dalle cuffiette. Lo scopo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare i ragazzi al riciclo e alla cura dell'ambiente, utilizzando materiale diverso dalla pittura, come semplici oggetti che si possono trovare in casa o in soffitta, per ridare loro nuova vita. Oggi fate festa perché sia la giornata della creatività che della biblioteca scolastica. Sì, esatto. Infatti in questa giornata si conclude un progetto e ne inizia un altro, nel quale la biblioteca verrà ampliata con 50 libri per un progetto Fano Città che Legge. Oggi pomeriggio ci sarà la giornata della creatività, una giornata tutta sotto il tema del rifiuto, quindi l'abbiamo intitolata L'arte rifiutata e abbiamo fatto i nostri lavori con oggetti riciclati. E in cosa consisterà la giornata della creatività? Allora, ogni gruppo, piccoli sottogruppi, hanno appunto creato le loro opere e ognuno presenterà il suo disegno, la sua scultura in un modo particolare, proprio perché ognuno ha interpretato l'arte del rifiuto in un modo diverso. In relazione al progetto della creatività abbiamo lavorato con le nostre insegnanti cercando di realizzare dei progetti interdisciplinari. Ad esempio, con la nostra professoressa d'italiano ci siamo soffermati sul valore denotativo e connotativo della parola. Ci siamo basati sulle metafore e sulle similitudini, producendo dei testi liberi per poi trasporli in immagini, in disegni. Occhi fuori dalle orbite. Qui grilli per la testa e mari di guai. Gli alunni della prima B, prima D, prima G, seconda D e seconda F, coordinati dalla professoressa Erika Roccato, si sono alternati in letture ad alta voce di brani tratti da libri relativi al tema del rispetto. I testi, oltre a essere letti, sono stati presentati dagli studenti insieme a delle performance, come spettacoli e recite. Un punto che accadde una cosa incredibile, un fatto straordinario. Gli occhiali e un portamento dignitoso. È una donna di colore.
I ragazzi si sono impegnati tantissimo, hanno imparato tante cose, soprattutto l'amore nei confronti dell'ambiente, perché l'arte rifiutata è proprio per far riflettere su queste tematiche importanti. Arte, nel vero senso della parola, sono veramente dei piccoli grandi artisti che stanno venendo fuori. Hanno messo molta, molta parte di loro in tutto quello che hanno fatto e io sono molto, ma molto fiera dei miei ragazzi in generale. Quindi ringrazio naturalmente tutti gli altri colleghi che hanno collaborato, ma soprattutto grazie ai ragazzi e, consentitemelo di dire, grazie ai genitori, che ci sono dei genitori veramente speciali che hanno accompagnato i ragazzi, che li hanno assistiti. Insomma, ecco, bisogna dare a Cesare, come si suol dire, quello che è di Cesare, e dare alla scuola quello che è da dare alla scuola in questo caso. I ragazzi hanno realizzato anche delle magliette con delle frasi scelte da loro sul valore della lettura. E dopo l'acquisto di due joelette speciali a carrozzelle monoruota da trekking per persone con disabilità, la provincia di Pesaro Urbino, ente gestore della riserva naturale statale Gola del Furlo, ha acquistato anche un'altalena accessibile che ha già posizionato nel parco pubblico La Golena, in località Furlo, all'interno dell'area giochi già esistente. Bambini su carrozzina accompagnati da parenti o amici potranno così vivere insieme ad altri la divertente esperienza dell'altalena in uno spazio sempre più accogliente e soprattutto senza barriere. Questo fine settimana a Falcineto si svolgerà il secondo e ultimo appuntamento dedicato alla festa della mietitura. Il 2 giugno avremo solo una serata danzante, di divertimento, con del buon cibo, e sarà dedicata la sera solo a questa cosa, senza andare a toccare temi dell'agricoltura, temi più seri o lavorazione nei campi. Domenica 3 giugno riproporremo invece la mietitura d'epoca, la trebbiatura d'epoca ed anche la ratura d'epoca, se ci rimane un pezzettino di terra, perché sono talmente appassionati quelli che la fanno che probabilmente l'hanno già finita di arare e quindi non lo so se ci sarà, noi ci proveremo. E questo nel pomeriggio, sempre alle 15.30, 16. E alla sera invece avremo un avvenimento di spicco che è legato al mondo del ballo, che comunque fa parte anche questo di questa festa e fa parte anche questo del questo impianto sportivo in cui tante scuole di ballo vengono nelle nostre strutture con i loro allievi. E alle ore 19.30 verranno due campioni del mondo, Luca Bussoletti e Tiascia Vulic, sono campioni del mondo di balli latini e di balli standard. Verranno qui a esibirsi per noi in due affascinanti show. Io invito tutti a venirli a vedere perché ne vale veramente la pena, ed è la degna chiusura di questi festeggiamenti per i 70 anni della cooperativa agricola Falcineto e per la chiusura della 39esima festa della mietitura. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, fra poco andrà in onda i nuovi frammenti con La Fano di un Tempo e poi In Cucina con lo Chef e uno speciale dedicato all'ASI, Associazione Sportiva Italiana con le attività per i giovani, poi un secondo speciale sull'apertura della Biblioteca Boiani a Palazzo Bracci Pagani. Quello che avete visto invece è il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, per noi sempre importanti, 338-4968-250. Dunque grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buon proseguimento di serata. Arrivederci.